Ben arrivati a Tutto Yoga su Radio Sesto Network. E ciao Manuel. Ciao Paola, ciao a tutti gli ascoltatori. Assolutamente sì, ti saluto da un'innevata Milano. Ma guarda, Sesto che non è molto distante da Milano, è anch'essa innevata, anche qua. Che bei fiocchi di neve, eh? Veniva proprio voglia di uscire e giocare. Noi lo diciamo sempre, Manuel, questa ritornare, no, alla freschezza di essere bambini, e la neve proprio con il suo candore, il suo silenzio, è proprio il massimo. Mi ha voglia di costruire i pupazzi di neve, di giocare a palle di neve, però ahimè io non l'ho fatto, non so se tu sei riuscito a fare, mamma. No, però ho fatto dei bei giri, soprattutto ascoltando le musiche del nostro ospite, dei nostri ospiti. È vero, mi è vero. Ho fatto un viaggio incredibile. Manuel, non ho spoilerato, hai visto? Sono stata bravina stasera, non ho ancora annunciato niente, perché prima lasciatemi salutare Mattia, che è la persona silenziosa alla regia. E come dico sempre, ormai è il nostro compagno di avventura qui a Tutto Yoga. E stasera, come già preannunciato Manuel, abbiamo ben due ospiti con noi. Due graditissimi ospiti, due personaggi anche, diciamo, del tutto particolari. E non vi svelo da dove ci chiamano, da dove si stanno collegando, perché lascerò loro la parola. E stasera sono un po' emozionata, perché sembra anche che noi ci siamo già incontrati qui in Italia. E perché dico in Italia? Perché, ecco, ho spoilerato un'altra volta, Manuel, perché i nostri ospiti ci stanno chiamando, come vi avevamo promesso, da oltre confine, quindi non si trovano in Italia. Stasera con noi ci sono Igor e Zendam, poi mi dirai se sto pronunciando bene il tuo cognome, e la sua partner Arianna Artioli. Vi dico soltanto prima due cosine, così per introdurre chi sono i nostri ospiti. Igor è... Però vedi, non sono molto cavaliera stasera, Manuel. Allora, rifaccio un attimo, perché presento prima, a questo punto, Arianna. Arianna che è italianissima. Benvenuta, Arianna. Grazie, Paola. Grazie, Manuel. Grazie a tutti. Arianna è insegnante di yoga e meditazione, e lei si definisce un artista, perché ricordiamolo che non c'è differenza per quanto riguarda il mondo indiano e il mondo dello yoga, non c'è differenza tra arte e spiritualità. Quindi è un'artista spirituale, potremmo anche definirla in questo modo, e ama molto i canti e le danze sacre. E su questo ci troviamo perfettamente in linea. Igor è un cantante particolare, è un musicista, perché compone e scrive la sua musica, ed è un polistrumentista, e questa cosa a me ha attirato tantissimo, Igor, perché davvero io, leggendo il tuo curriculum, ho letto un'infinità di nomi, di strumenti che nemmeno conosco, e se non riusciamo stasera, magari un'altra volta. E lascio dire a lui che cosa insegna e che cosa porta poi nel mondo, e non soltanto in Europa, insieme anche ad Arianna. Quindi diamo il benvenuto ad Arianna e a Igor. Ciao ragazzi, da dove? Scusate se vi chiamo ragazzi, perché per me siamo tutti ragazzi. E da dove ci state chiamando? Quindi svegliamo subito da quale bel posto voi siete in questo momento.
Allora, il posto dove siamo è altamente segreto, non possiamo svelarlo perché sennò tutti verranno qua, è troppo bello, però possiamo dire che siamo sull'isola Corfù, è un'isola anche chiamata la Mermaid, come si dice in italiano? Sirena. Ah, la Sirene, c'è questa bella forma da donna che ha capelli lunghi che salta nell'acqua e c'è tutta una storia attorno a quest'isola di cui noi non sapevamo niente. Siamo arrivati qua seguendo le nostre passioni, siamo arrivati qua perché Arianna piaceva molto Della Kamal, siamo arrivati qua perché c'era un bel festival che si chiamava Sound and Silence, che per me era il titolo dove tutta la mia roba ci stava sotto, perché da, come posso dire, il momento in cui ho cominciato a cantare era il momento che non era il musicista, era un ragazzino che cantava per la sua sorella. E quel filo di improvvisare è ancora quando tu hai detto nell'introduzione scrive e compone. Vedevo Arianna ridere all'altro perché lei sa che io non scrivo mai, non so neanche come leggere le note, però ho fatto 20 anni di concerti e allora qualcosa è, non è studiato, ma c'è qualcosa che il filo è riuscire a sentire dove sono, come sto, e esprimerlo al massimo della mia capacità, e sono i momenti quando sono il più presente. Ne ho appena parlato, quanto è difficile fare concerti a piena potenza e poi tornare nella vita quotidiana e non riuscire a avere un equilibrio di presenza lì. Allora, sento che è vero che siamo ragazzi, ci hai introdotto bene, perché stiamo ancora addirittura a dire all'adolescenza, nel mondo interno, stiamo imparando così tante cose su come essere umano ancora, che non saprei dire guarda due bei maestri illuminati. Io sento che stiamo nella lavatrice, però da 11 anni insieme, così la dinamica della figura 8 insegna tutto. Abbiamo imparato, penso, 10 volte di più che se fossimo da soli. E per me la musica è stata lì la salvezza, perché continuare a cantare, a suonare, a percussione, suonare con altri, registrare, sono tutte delle cose che mi hanno salvato e portato sempre di nuovo a poter continuare, perché la tensione all'interno non si è aggravata al punto di ammalarmi tanto, qualcosa del genere. Questo è un primo filo. Quello che facciamo adesso è sempre di più focalizzato sull'insieme, non più solo il canto. Il canto è la scusa, perché tutti vogliamo comunicare meglio, imparare a cantare, ma quello che c'è sotto è un lavoro che va da ascoltare il fisico, imparare sulle emozioni che abbiamo dentro, ascoltare il nostro mondo mentale, cosa stiamo facendo e a cosa siamo collegati a livello spirituale. Tutte quelle cose sono importantissime per sviluppare l'insieme. La voce è l'espressione di un insieme. Allora, in quel senso siamo penso posso dire una coppia olistica, nel senso che abbiamo tutti e due lo stesso intento di anche un po' come la permacultura, no? Vogliamo avere un contatto con tutto il campo o con tutti i campi, qualcosa del genere. Ma che meraviglia, perché Manuel abbiamo di nuovo, anzi di nuovo, forse per la prima volta, perché insieme una coppia che incarnano quello che è il Shiva Shakti, e quindi questa unione, no? Questa coppia divina è incarnata, è quello che compiamo poi un po' tutti con le nostre relazioni.
e il fatto di porci tutta questa consapevolezza e questa amorevolezza, perché diciamo ai nostri ascoltatori che quando finalmente vedrete il video, vedrete come si guardano sia Arianna che Igor con questo sorriso splendente e pieno d'amore, quindi trasmettono proprio pace e serenità. Al di là che siete in un posto bellissimo, e che... Manuel, io e te ci invitiamo, vero? A Corfù, cioè andiamo. Sì, adesso mandiamo dei droni per capire esattamente dove stanno. Ai, questi droni, Manuel, ultimamente. C'è una storia dietro questi droni. Però, sai, anche la cosa molto bella che volevo sottolineare è che, vedi, che come Igor e Arianna, no? Ridono, no? Dice, vedi, compositore, ma io non so leggere. Non so, però faccio. Vedi quanto è importante? E anche l'altra cosa che ha detto, fare sul palco, no? Sentire quella presenza e poi la difficoltà di sentirla nella quotidianità, no? Visto che la trasmissione riguardo lo yoga è perfetta questa cosa. Prima di iniziare la trasmissione, stavamo parlando con Paola e dicevo, sai, hai sentito quel pezzo di Igor, no? O quella volta che Igor ha fatto quella cosa con la chitarra? E a un certo punto, no, ritorna alla realtà e i gusti che prima rincorrevi non sanno più, non sono più così gustosi. Ecco, questa era una cosa importante. Cioè, a volte succede, come dicevi tu, durante i ritiri, durante i concerti, c'è un aneddoto riguardo un concerto, il primo concerto che ho visto di Igor. Siamo andati e c'era Igor e Arianna e lui ti fa cantare. No? Ti fa cantare, per cui abbiamo iniziato a cantare, eravamo io e Luca, che abbiamo intervistato con Tarini nelle scorse puntate, siamo usciti da quel concerto che continuavamo a cantare, siamo saliti in macchina che continuavamo a cantare, a un certo punto ci ha fermato i carabinieri e polizia per fare il palloncino, perché vedevano che cantavamo, chissà cosa si sono presi, no? Ah, sai... Tira giù il finestrino Luca e gli fa, vuole fare il palloncino? E Luca c'ha un sorriso, ma certo! Capito perché diventa poi difficile gestire la realtà? Perché sei così bene, no? Vabbè, questo era un piccolo aneddoto, Paola. È meraviglioso, perché poi, cioè, quando veramente varchi un po', no? Vai oltre quella che è la quotidianità, che diciamolo ci va anche un po' stretta, è davvero la vita ha tutto un altro gusto. E quindi le cose che magari sembra che ti piacciono, che non ne puoi fare a meno, in realtà... cioè, le vedi proprio da un altro punto di vista, no? Come se tutti i nostri desideri, chiamiamoli i nostri desideri terreni, materiali, in fin dei conti, non sono quelli che realmente ci fanno stare bene. E quindi grazie Igor e grazie Arianna di avercelo così un po' rinfrescato e ricordato con la vostra presenza. Io così stasera vorrei un po' sovvertire quello che facciamo solitamente a Tutto Yoga, se me lo permettete. Allora, innanzitutto vorrei dire ai nostri ascoltatori che Igor ha introdotto quello che è l'argomento, perché come ormai sapete bene, noi ad ogni puntata abbiamo un argomento, cioè una sfaccettatura dello yoga. E stasera con Arianna ed Igor parliamo dello yoga del suono, che Manuel, Igor è stato bravissimo, cioè non c'è bisogno dei nostri spiegoni di che cos'è lo yoga del suono, perché lui l'ha spiegato così con parole belle e semplici che non resta altro da aggiungere, se non quello, come così vi stavo un po' preannunciando, di sovvertire quello che facciamo di solito. Di solito noi lanciamo dei brani e quando abbiamo degli ospiti, in particolar modo, lanciamo i loro brani. Questa sera invece, Igor, ti andrebbe con noi di
farci assaporare qualche cosa dal vivo, così di inedito, di spontaneo, perché la bellezza, se ho colto bene, poi magari mi puoi correggere tu, no, vostra, è proprio quella della spontaneità del momento, quello che nasce al momento, al di là della scrittura, no, musicale, al di là delle parole. E quindi mi piacerebbe così portare un po' di questa spontaneità, di questa arte del tuo canto, del canto armonico, direttamente nelle case, nei cuori dei nostri ascoltatori. Che ne dici? Ci stai con noi? Quanto mi dai? C'hai ragione, perché hai già dato abbastanza. No, sai perché? Perché ormai noi ci siamo, come dire, definiti egoici, cioè io e Manuel diciamo sempre abbiamo degli egoni, così mettiamo le mascherine griffate giusto per darci un attimo di luce, di luce esterna, esteriore, no? Poi un'altra volta ci siamo dette altre cose e quindi abbiamo detto anche che siamo ironici, autoironici, siamo anche gossip, yoga gossip, vero Manuel? E adesso siamo anche, diciamo, venali, perché no? Parliamone. Non demonizziamo tutto. Fammi spiegare prima di cantare, così certo. Chi ascolta anche quello che sta sentendo. L'inizio per me è stato sentirlo sulla radio. Quando era la prima volta, era un gruppo che cantava, e sopra le loro voci, a un certo punto, che sembrava un po' come un aeroplano, no? I suoni, tutti insieme, e a un certo punto c'è come se si guardi l'aeroplano che si apre la porta e uno che esce senza un paracadute e comincia a volare accanto all'aeroplano e salire. E per me era questa l'immagine. Io sentivo qualcuno che cantava e usciva dal suo corpo con una seconda voce e andava. E mi ha trippato così tanto che ho preso una cassetta di musica classica della mia madre e ho fatto rec. E ho registrato e ascoltato per, penso, un anno giornalmente. Sentito. E ho cominciato io voglio anche io imparare questa cosa. Il canto armonico, che alla fine è stato prima una ricerca di trovare voce del tutto, perché era e come fare quando prima esce, allora io ho cercato posti dove non c'era nessuno e ho sperimentato e già lì ho scoperto che c'ho un tipo un King Kong all'interno di me che a quel punto avevo le braccia come senza potere, che non poteva prendere niente, ma un potere della Madonna. E mi sono un po' spaventato, ma ho continuato. Ho scoperto una voce di tipo un uomo nero con una gamba che fa una cosa meravigliosa e super positivo mentre ha solo una gamba. Ho visto vari personaggi arrivare fuori e pian piano ho scoperto che se io rilassavo con la mascella che mollo e apro un po' la gola, se comincio a respirare un po' più profondamente, quando cambio la forma della mia bocca, il suono cambia. E il primo passo era dove 4-5 armonici vengono fuori ed era comincio a trovare qualcosa. Poi cominciato a provare con la lingua verso il palato e come un cowboy che dice how are you? Lì in quella R ho scoperto il prossimo livello e posso dire mi ha preso magari 7 anni perché ero da solo, non ho imparato da qualcun altro.
può darsi che ero un po' troppo sulle mie, che non mi fidavo di altre persone, può darsi che semplicemente non ho incontrato chi veramente era per me. Almeno, io per 7 anni e poi sono uscito con il suono che si è pian piano sviluppato in una scala di questi suoni alti sopra la mia voce fondamentale. Provo a fare solo questa scala, così per chiarezza. Pensa che la prima volta che Paola, scusa se interrompo, la prima volta, no, che ho visto fare questa cosa di Igor è stata ancora prima del concerto, no? Un mio amico mi ha detto: guarda questo cosa fa, ed era una registrazione dove si vedeva Arianna di spalle. Poi ho capito che era Arianna di spalle, c'era una persona che intervistava e Igor con tutta tranquillità del mondo diceva: guarda, adesso ti faccio vedere, no? E faceva questa cosa qui. E poi gli ho fatto: capito? E vedi, l'ha perso col microfono. Allora abbiamo iniziato a girarcelo tutti gli amici e tutti abbiamo iniziato a metterci nell'unico posto che avevamo disponibile, cioè il bagno di casa nostra, no? Preso sulle piastrelle, a provare, no? Dici: ma tu ci riesci? No, tu... hai capito? È iniziato a girare tra tutti gli amici questo video dove dice: ma come fa? Comunque. Non è una cosa così, come si può dire, da un lato facile, perché la voce è collegata a tutto il resto. Allora, tutti i nostri bagagli sono come una bella pera sotto la voce. E allora, se io, che spesso mi ritrovo a fare dei canti che sono dei pianti, e scopro, sì, c'è una linea di pianti che va indietro verso i miei padre e madre, i miei antenati, è una cosa lunga. E allora, penso che diventare un bravo cantante è una persona che riesce a gestire le emozioni che salgono e che sa che continueranno a salire perché il processo è continuo, e che è un canto diventa evolutivo, diventa proprio che io mentre canto mi sbarazzo di qualcosa che se no porto con me. Allora penso che una parte della mia leggerezza, di leggero in questi giorni, non è così tanto, però in generale se guardo ho una certa leggerezza che viene da questo, in tedesco si dice Auspuff sofort, quando la macchina ha il tubo di scappamento che è rotto, puoi andare lì e te lo tolgono, cambiano subito. E io sento questa cosa, che questo tubo è essenziale per togliere le tensioni. E se possiamo imparare dei modi, bene. Ma se abbiamo la fiducia che la nostra energia stessa ha già una voce, è che veramente è la questione di oliare le porte e metterle aperte. Allora, adesso voglio cantarvi qualcosa un po' più, un po' più lunga, che così vediamo cosa succede, senza parlarne troppo. Bene, prima che tu canti, possiamo invitare i nostri ascoltatori a mettersi in una posizione comoda, come così vi invitiamo sempre, perché la posizione comoda vi permette di ascoltare non soltanto il suono, ma anche le sensazioni che questo suono suscita e va a stimolare nel vostro corpo. Quindi a tutti i nostri ascoltatori buon ascolto e, perché no, buona esperienza con questo canto.
Grazie, Igor. Eccoci tornati a Tutto Yoga su Radio Sesto Network. E con me Manuel stasera abbiamo Igor Ezenda e Arianna Artioli in collegamento da Corfù, dalla bellissima isola di Corfù. Che vabbè, dai, facciamo così, quando si potrà, facciamo un po', come si dice, di marketing. Di turismo turistico, marketing turistico, vi consigliamo di andare a visitare questa bellissima isola greca, oltre tutta la Grecia, e sperando di poterci muovere presto. E con Igor stiamo così un po' sovvertendo quello che facciamo solitamente durante la nostra puntata di A Tutto Yoga, perché ci sta cantando in diretta, quindi ci sta facendo assaporare, sperimentare in diretta questa tecnica del suono, questo yoga del suono. Praticamente, se ho capito bene, Igor, la voce diventa uno strumento di anche di guarigione. Non so, cioè, nel momento in cui con la nostra voce esprimiamo le nostre emozioni, esprimiamo la nostra personalità, già diventa uno step di guarigione e di conoscenza, anche conoscenza interiore, conoscenza delle nostre profondità,
e di conseguenza, come diciamo nello yoga, di conoscenza di quella che è la realtà, la vera realtà. Dico bene, Igor, o c'è qualche cosa così di... magari... Io rido perché quando ci mettiamo a provare a dare un valore, un nome a qualcosa, io sento che più parlo di queste cose, più so che non so. E allora non mi viene da pretendere che questa è la tradizione X, Y, Z. So che questo che faccio è basato su un mio sentire, su un mio imparare da altri con cui sono. E per esempio, incontrare una persona che vuole imparare da me vuol dire che arriva la persona da cui io posso imparare. E prima non pensavo, pensavo, sì, io sono bravo, insomma, adesso so che veramente io posso sapere tanto su una cosa, ma sapere tanto su tutte le cose che servono per essere un buon uomo, un bravo uomo, è molto di più. Voglio dare la parola a Arianna non solo perché così ci equilibriamo un po', ma anche perché è stata lei la prima a dire: ho un zainetto marrone e me la voglio togliere, voglio togliermi. E io, sì, ma non lo prendevo sul serio. Adesso siamo 11 anni più in là, era sul serio, era sul serio. Di guarigione ne può parlare bene lei, io sono il seguace lì. Allora, do la parola, vediamo se la vuole prendere. Dai, Arianna. Grazie, grazie. Volevo far sentire la voce perché durante i concerti, di solito, come anche Manuel ha sperimentato, mandiamo Igor sul palco perché fa veramente bella figura. E Ragazzi, sono, immagine. è il ragazzo immagine della coppia. Io sto imparando e diciamo che l'ho incontrato così, imparando il canto armonico da studentessa praticante di yoga. Quindi volevo ricollegarmi allo yoga con l'inizio del nostro incontro e approfondire un attimo su appunto il valore, l'importanza della vibrazione che noi emettiamo. Noi siamo uno strumento meraviglioso, come ci insegna lo yoga, e possiamo veramente accordare il nostro strumento in modo da diventare così risonanti che ogni parola che esce dal nostro veicolo, ogni parola ha una vibrazione, un effetto molto potente. Nello yoga impariamo il cammino di consapevolezza verso anche tutto quello che esce da noi. Quindi è stato un incontro molto bello perché avevo già approcciato lo yoga del suono attraverso un altro insegnante e poi incontrare Igor e il suo modo molto autentico, semplice, con questo tono olandese che per me era molto benvenuto, mi ha aiutato tantissimo nella pratica dei mantra, nel sentire la vibrazione proprio in ogni cellula del mio corpo. Quindi da yogini devo dire che cantare un mantra senza aver lavorato sulla voce è sicuramente diverso l'effetto che aver fatto un percorso, essere aperti a sperimentare con la nostra voce. Quando la conosciamo un po' di più, il nostro corpo vibra tutto. Ed è così che appunto ho iniziato questo interesse per questo canto, il canto armonico. È stato anche per la curiosità di sentire dall'interno una vibrazione. Ed è stata un'esperienza bellissima perché sto ancora imparando, ma quando inizia a uscire il flautino, i flautini,
e il corpo nella vibrazione ha un movimento all'interno del corpo ed è veramente, incoraggio chiunque a sperimentare, non solo per diventare a un certo punto un bravo cantante di canto armonico, ma soprattutto per il cammino di ogni giorno e ogni mantra che canti cambia come lo sentiamo nel corpo. Questo è il me. Posso aggiungere qualcosa? Certo. Perché c'è questa cosa della forma della parola, sono delle architetture, sono delle costruzioni, delle strutture. Amore, A nel cuore, O nel plesso solare, E nella gola, un movimento energetico. E così quando questi vecchietti 3.000 anni fa, 5.000 anni fa, non si sa quando, hanno detto ecco, questa è la parola per X, avevano anche una ragione. Quando cantiamo certe parole c'è un aumento di quella cosa che ha il suo interno, e ha una parte fisica che è tipo è un tragitto che ha dentro una serie di armonici, e quando lo impariamo a rallentare scopriamo questo movimento. È una figata quello, perché vuole anche dire che quando parlo lentamente io posso seguire l'energia che sale e scende, mentre parlo, e così sono veramente con il mio corpo nella mia parola. Penso che l'altra parte è il respiro, che più sviluppiamo il respiro, più c'è energia che può uscire, che il cavallo della voce è il respiro, la figata. Rendersene conto che se io alleno il respiro e il suono, mi succedono già un sacco di cose, sto già lavorando bene, poi ci servono altre cose. È così affascinante starvi ad ascoltare e per me anche starvi a vedere, no? Quindi utilizzare tutti i sensi. Questa serata è davvero così arricchente che vi ringrazio nuovamente. Cari amici ascoltatori, è un po' quello che vi diciamo, no? Lo yoga non sono soltanto le performance delle posizioni, quindi riuscire ad andare oltre, accordare il nostro corpo, così come ha ben detto Arianna con questa sua voce così, così soave, così amorevole, cambia completamente la nostra pratica. Allora lì sì che entriamo nella nostra profondità e riusciamo a cogliere questa vibrazione di cui ci stanno parlando i nostri ospiti questa sera. Proprio diventa importante nella nostra pratica liberarci da tutti quelli che sono i preconcetti, di quello che sono le credenze, di tutto quello che noi vediamo su questi giornali patinati, di quello che ci propinano, no? E poi allora sì, possiamo scoprire questa bellezza, questa gran figata, come dice Igor, no? In modo così simpatico. E quindi il mondo dello yoga è molto di più, e va oltre, va scoperto. Certo, se ne abbiamo voglia, se questo fa per noi. Però, come vi abbiamo anche già detto altre volte, non amate lo yoga, amate la danza, amate qualche altra disciplina, va bene, andate a fondo, studiatevi, guardate, così come ha fatto Igor, che si è messo lì un bel giorno e ha così sperimentato la sua voce, no? Ci diceva all'inizio della trasmissione, per chi si è collegato adesso, che ha incominciato a sperimentare prima con la bocca in un certo modo, poi posizionando la lingua verso i denti, sopra il palato, e così nascono le scoperte, proprio sperimentando. Igor e Arianna ci stanno proprio invitando a sperimentare con i nostri limiti, le nostre debolezze di esseri umani. Comunque io l'avevo detto all'inizio che sono l'incarnazione di Shiva e Shakti. Manuel, scusa, cioè, guardiamoli, no?
cioè, quando parlano sono sempre così, cioè, gentili, no? Si passano la parola, si scambiano, si guardano, magari non sempre, non va bene. Non è vero, voglio dire che stiamo, che passiamo momenti di normali difficoltà di relazione e siamo molto fortunati ad avere un grande amore alla base che in questi 11 anni ci ha accompagnato e che stiamo nutrendo, e la pratica, anche praticare insieme, aiuta tantissimo. Però abbiamo momenti difficili. Io con le lune piene non me la cavo molto bene, quindi sono giorni potenti, e anche stamattina ho iniziato male la giornata, però il fatto che abbiamo ricevuto visita da una coppia di amici, anche loro praticanti insieme, meditano, danzano, fanno yoga, e abbiamo un po' condiviso le difficoltà di questo momento autenticamente, non ci siamo fatti gli auguri. E come stai? Sto bene, grazie. No, abbiamo parlato delle difficoltà e già quello ha portato grande apertura nel mio cuore. Anche mio. E il fatto di essere adesso collegati con voi e pensare che ci sono altre persone, ognuno con le proprie difficoltà, non voglio assolutamente che pensino che ci sono, che noi per esempio qui a Corfù facciamo una bella vita. La faremo e l'abbiamo fatta ovunque siamo stati, perché abbiamo praticato sempre, continuiamo a farlo, ed è difficile. Voglio dire che è difficile rimanere nella grazia, nell'amore, e quando ne usciamo, ritornarci e riaprire, sciogliere il ghiacciaio interiore che si è formato. Sento che è importante poter rimanere collegati, ed è per quello sento gioia a poter essere qui e grande gratitudine per poter essere collegata con altre persone e poterci complementare o vedere, fare mostrare in tutti gli aspetti. Quindi è completo, e spero stiamo andando verso qualcosa di più completo con questi grandi cambiamenti in corso, sia nei rapporti di coppia, che nei rapporti nei cerchi di persone, che nel contesto sociale, perché serve, è tempo, e tutto ne parla. Guarda, sante parole mi verrebbe da dire, ma non quanto per... Secondo nome Benedetta, quando parla bene, non c'è niente da dire. Vedi, ma poi ha questo tono così, cioè proprio pacato, che arrivano, le sue parole arrivano direttamente nel cuore, non lo so Manuel, a me proprio arrivano dirette qua, vi faccio vedere così quando vedrete anche il video, proprio all'altezza, visto che vi avevo invitato ad ascoltare il suono nel corpo, a sentire che cosa accade nel vostro corpo. Ecco che la voce di Arianna sì, entra dalle orecchie, perché ascoltiamo con l'apparato uditivo, però riempie proprio la zona del cuore, e quindi questo si sente che è un gran frutto di lavoro. Stanno facendo un po' le... Non ero così prima. Cosa, Arianna? Dici che non era così prima, io dico invece sì. Mi ricordo che la nota in cui lei parla è come la versione femminile della mia nota. Quando lei ha un basso nella sua voce che vibra dove vibra la mia voce quando parlo, allora è casa, e lo sento che è casa. Che meraviglia, vedete, c'è anche... Però, aspetta, dimmi. Quello quando parla nel cuore. Quello è quando parla nel cuore, ma quando lei va su, quando è tagliente e metallo, lo è, e fa altri danni, fa danni, ha un altro effetto. E penso che per qualsiasi di noi, appena andiamo nell'attenzione, ma ti ho detto, ma sale tutto. E
una delle cose che io spero che possiamo insegnare, e così insegnando e imparare anche noi, è un equilibrio. Dov'è l'equilibrio di questo giorno? Devo dire un po' di più? Devo stare un po' più in silenzio? O sto bene? E quando parla qualcuno e dall'altra parte, io sento, quando stiamo ascoltando su internet tantissime storie, la voce della persona è tutto. Io dopo qualche minuto spengo se quella voce non sta vibrando nel mio cuore. Se va in testa, deve essere veramente interessante sul livello mentale che rimango. E allora, perché sono convinto che la nostra voce è l'insieme delle nostre esperienze. E se quella ha portato a andare fuori di testa con la voce, vuol dire che c'è ancora da incarnare e da... Poi parlo anche per me, io lo sento da altri, io lo dico a altri, ma per fortuna me lo dicono anche a me. Anche con tutti questi lavori che facciamo, possiamo avere giorni, settimane di non essere radicati. Io ho perso più cose nelle ultime 3-4 settimane che nell'anno prima. Non, è roba mia, però me lo sto guardando come... c'è questa tantissima confusione ancora, specialmente in questo momento. Perché io sento che la mia confusione non è su cosa vado a fare io nel mio piccolo. La vera domanda che io sento che mi confonde è tutto questo mondo e dove stiamo andando, come posso avere un'influenza, e spesso sento posso avere un'influenza nel non fricare troppo, già solo a rimanere calmo sembra un aiuto in questo momento, però magari mi sbaglio e dovrei essere fuori a urlare. E questa confusione che ho dentro, anche Arianna l'ha espresso, ma sto facendo abbastanza per il cambiamento? Stiamo facendo abbastanza? Non ho la risposta, cioè, è una cosa spastica, direi. A volte, perché abbiamo un bellissimo lavoro, che è lavorare con i cuori delle persone, le loro voci, le loro emozioni. Io sento che... stiamo facendo un bel lavoro, ma non so se quello basta per questa situazione. Non so, non ho risposta. Se qualcuno di voi mi sa dire qualcosa su questo, io sono felice. Guarda, mi verrebbe solo una battuta in questo momento, lo so che è una battutaccia, però c'è una canzone che dice lo scopriremo solo vivendo, quindi cioè, forse cioè, la bellezza di questa vita terrena è proprio di metterci in gioco con tutte le dinamiche che ci sono. E in questo momento c'è proprio un'esplosione di dinamica e la difficoltà è proprio quella di non esplodere insieme alle esplosioni. Perdonatemi il gioco di parole, però è questa veramente la difficoltà ed è dal mio punto di vista la reale pratica, perché quello che noi facciamo nel seminario tutto, cioè si crea tutta una condizione particolare e anche il gruppo e il conduttore, il coach ci aiutano, no, a essere lì. In questo momento ci troviamo davvero soli e ad affrontare tutto questo, e quindi è la pratica, è la vera pratica, e capiamo quanto è difficile, così come è stato difficile nel primo lockdown essere separati da tutti, il silenzio, mi ricordo la città completamente immersa nel silenzio. Un conto è quando me lo scelgo io di andare nel silenzio, no? In un ritiro così, ma lì è stato veramente ancora più difficoltoso perché tutto era in silenzio, quindi non soltanto io ero in silenzio, tutto. E quindi lì io ho proprio avuto questa intuizione, qui è la pratica. Siamo chiamati ad una forte pratica stando in quello che succede. E come dicevi tu, Igor, senza stare fermi, senza lasciarsi un po' prendere. Però ho visto che hai preso in mano uno strumento, quindi potremmo passare dal mentale
Eh? A qualcosa di più vibratorio e musicale. Che dici? E vai, vai, guarda. Cioè, traduco questo vai mio euforico perché Manuel ha fatto come, non so, i bambini che dicono evviva, evviva questo momento. Sì, è il caldo del nostro bel della stanza stufa legna. Devo giocare un po'. Ok. No, io sono molto felice che ci sono stati tanti strumenti che sono arrivati nella mia vita in tanti modi. E, già che qualcuno viene e vede tutti questi strumenti impressiona le persone, magari quella è una ragione perché ho collezionato così tanti strumenti. Io sono musicista! Poi mi ritrovo a fare tutto un seminario senza nessun strumento, mi rendo conto che c'è già tanta roba qua dentro. Allora, io suono strumenti, ma lo faccio come canto, non so fare, faccio. Allora, spesso mi ritrovo per poter essere libero nella voce, questa chitarra o questo strumento, questo tamburo, devo fare una cosa semplice, che io posso ripetere, con cui posso giocare. Allora, qualsiasi strumento che avete in casa, riguardatelo, se spolveratelo, perché può essere l'aiuto per cominciare a cantare un po'. Non so se è una buona cosa, perché siamo su internet in vari posti, di chiedervi di cantare con me, però voi che state ascoltando, se vi viene da qualcosa insieme, può essere un'idea.
Meraviglioso, grazie, grazie Igor, la tua voce veramente è così, così ricca, non so se avete notato, cari ascoltatori, come è ricca di suoni, e vi invitiamo a scriverci, a scrivere le vostre, scriverci le vostre esperienze, se avete qualche, così, qualche domanda da porre a Igor, noi lo reinvitiamo. Noi lo reinvitiamo, Emanuel, qua con noi, perché questa serata è stata così, così arricchente, così pacificante. Sono veramente molto, molto contenta e molto grata di avervi qui come ospiti. E come ho già... Aspetta un secondo, voglio capire. Emanuel, sì, ci sei ancora. Perché se no ti veniva a prendere. Cioè è andato. In meditazione, l'uomo. Emanuel è volato. Emanuel, dovete sapere che è volato. È lì con le sue cuffie, in silenzio estatico. Quindi non potrei definirlo diversamente, quindi prendo in mano io un po' la situazione e siamo quasi giunti sul finire della nostra trasmissione di questa sera, però voglio strappare, come faccio di solito con i miei ospiti, anche ad Igor e ad Arianna, la promessa di ritornare così su queste... in questa forma di collegamento ancora per i nostri telespettatori, ancora ho detto, vai, vai là, scendi sulla terra, Manuel, ci casco sempre, e comunque i nostri ascoltatori, così di introdurli sempre di più in questo reale, no? Al di là appunto di quello che si legge in alcuna letteratura. E invece il contatto così vivo proprio ci può avvicinare ancora meglio alla pratica, e se vi può interessare appunto il canto armonico potete cercare Igor e Arianna sul loro sito, mi sembra www.finsound.com, giusto? Sì, lo traduco un attimino perché per ricordare, feeling vuol dire sentire, suono, feeling sound, sentire suono o sentirsi bene, in inglese ha due significati. Feeling sound vuol anche dire essere sano in corpo e mente, così lo scopo finale è di sentirsi bene, però ci sono così tante cose collegate a sentirsi bene, non solo nel nostro piccolo, ma adesso si scopre che siamo così collegati tutti, e molto, molto, molto di più di quello che pensavamo, e io spero che quello porta a un voler essere molto più collegati, che io non devo avere paura dei miei vicini,
ma che le conosco. E allora, se tu, caro ascoltatore, te, cara ascoltatrice, se tu senti che sei da sola o da solo, il primo passo fallo tu. Vieni con una bella torta, vieni con un bel bicchiere di vino da condividere, incontra i tuoi vicini, perché ci sono tante cose belle che facciamo quando siamo insieme che da soli non riusciamo. Questa è la mia opinione. Ecco. Abbiamo lanciato un nuovo slogan, il primo passo fallo tu, e mi piace tantissimo. non è già nell'italiano. Poi ricordiamo anche che potrete riascoltare il podcast della trasmissione che, sul canale YouTube di Radio Sesto Network e poi potrete forse anche vedere il video, vediamo, insomma, ci stiamo un po' attrezzando in modo da così da avere un po' tutte le varie sfaccettature. Io a questo punto vorrei ringraziare ancora Arianna, Igor no, aspettate un attimo, perché la promessa di ritornare in radio sì, ma diciamo, Manuel, così molto velocemente, che ho lanciato un sogno, di quando sarà possibile di rivederci con tutti i nostri ospiti e organizzare un piccolo, grande festival, quello che verrà, dove tutti potremmo abbracciarci, cantare insieme, vibrare all'unisono con i mantra, con lo yoga, con gli strumenti, con la voce, con tutto quello che vorrete. E quindi vorrei strappare anche a voi la promessa di essere con Esso. Ottimo, bene Manuel, guarda che bello, però, cioè ormai si diventa amici e questo è meraviglioso. Abbiamo lanciato una data così ipotetica, il 21 giugno del 2021, per celebrare la giornata così mondiale dello yoga e quindi in un modo diverso e soprattutto appunto magari celebrare anche il fatto di ritrovarsi insieme, di poterci muovere. Su quale piazza non si saprà, non si deve, ma io credo che l'universo ci darà sicuramente una mano e un grande aiuto. Dimmi, Igor. Mi hai fatto ricordare che noi siamo usciti il 21 dicembre con la prima edizione di un tipo magazine online, un gruppo di amici. Ognuno per l'amore di così dice, ispirazione per la vita, abbiamo fatto articoli, video, delle photoshoots, tante belle cose. E ogni equinozio e solstizio è la nostra promessa, usciamo con una edizione. Così anche noi stiamo creando dei contenuti d'insieme, di ispirazione, di sostenerci. È un gruppo che abita qua. È molto bello trovare persone che fanno la cosa che piace anche a te e di creare qualcosa di più grande. È il momento dell'amalgamazione, si può dire, dell'amalgamento. rende bene. Insieme, mettiamoci insieme, dai, è il momento. Bravo, io ho questo sogno da quando... Da un po', diciamo, proprio in una trasmissione ho avuto questo, così, questa visione di vederci tutti insieme con questo atto celebrativo, proprio per la gioia di stare insieme. Al di là del celebrare il 21 giugno, perché vabbè, lo yoga diciamo che è il nostro filo conduttore, però al di là di quella data è proprio il momento celebrativo del ritrovarsi tutti insieme, persone che magari ci siamo sentite via, così, via internet, e invece trovarsi insieme, suonare insieme, cantare insieme, praticare insieme, al di là dei nostri piccoli grandi ego, direi che la... Non lo so, mi piacerebbe, quindi vediamo... Vediamo, intanto io lancio. Come? Il primo passo fallo tu, quindi... Esatto, io l'ho fatto, il primo passo l'ho fatto, lancio sempre.
Bene, io insomma siamo andati molto lunghi, Mattia, perdonaci, e questa volta la nostra trasmissione è un po' più lunga, però non poteva essere diversamente. Saluto nuovamente i nostri ospiti e con la promessa di rivederci presto. Emanuele è ancora così perso nel suo canto, vi saluta, fa ciao con la manina. E niente, ci rivediamo, risentiamo e rivediamo ancora. Sempre sui canali, il canale YouTube di Radio Sesso Network, sui social, la pagina Facebook di Radio Sesso Network, la pagina Facebook di A Tutto Yoga, quindi Chiocciola Tutto Yoga, e poi in diretta radio il mercoledì alle 18:30. Sarò la voce anche di Manuel, quindi ciao, ciao a tutti, ciao amici.